Ciao a tutti, sta per iniziare una nuova puntata di edili.com nel cuore dell'estate. Abbiamo preparato per voi una puntata ricca di curiosità provenienti dal mondo edile. Come sempre, parola d'ordine, sicurezza. La sicurezza non va in vacanza nemmeno d'estate. Da quando è iniziato il super bonus si parla tanto di capotti, ovviamente, e le domande, le curiosità, dubbi e anche incertezze ci sono, ovviamente, sono tante. E tra queste anche appunto la scelta del materiale per il capotto. Qui vediamo una delle tante possibilità che il mercato offre e che tecnicamente sono una buona soluzione, cioè un capotto in lana minerale. Uno dei dubbi che spesso nascono a chi magari non è anche proprio del mestiere è il fatto che il materiale è abbastanza morbido. E quindi l'idea che un capotto deve avere comunque un minimo di rigidità, appunto, diventa un dubbio legittimo. Se però si considera che il capotto non è solo un rivestimento in pannelli, ma è un pacchetto tutto sommato anche tecnicamente complesso da realizzare a regola d'arte, si vede poi che ci sono tanti altri strati che completano, quindi una rete che va annegata appunto in uno strato di materiale che ricopre il capotto e poi ovviamente strati di finitura, e quindi alla fine la superficie ovviamente sarà sufficientemente robusta per gli scopi a cui è destinata, ovviamente. Nonostante questo, spesso nella parte bassa degli edifici si preferisce comunque fare un intonaco vero e proprio sopra il capotto, quindi si fa il capotto e un rivestimento un po' più robusto di quello che vediamo qui, proprio per evitare che, andandoci a prendere contro con le bici, con le moto, magari in un ambiente condominiale e così via, non ci siano problemi appunto di robustezza e di resistenza appunto delle superfici finite. Ragazzi, coprite le orecchie, la sicurezza è importante. Si può fare un capotto termico interno all'edificio? È una domanda che viene posta frequentemente nell'ultimo periodo, in cui si fanno tantissimi lavori con il super bonus per l'isolamento termico degli edifici. E ovviamente, come dice la definizione stessa, il capotto nasce come un rivestimento esterno di un edificio. Tecnicamente però è possibile farlo anche all'interno, ma non è una cosa così facile. Che cosa significa? Tecnicamente è realizzabile con vari materiali, anche qua termoisolanti, quindi abbiamo uno dei tanti esempi, tante possibilità, quindi pannello termoisolante già abbinato, accoppiato quindi e incollato con lastre di cartongesso, che poi all'interno permettono di avere la classica superficie liscia finita che va decorata come avviene normalmente all'interno degli ambienti di abitazione. E le problematiche sono più dovute invece a eventuali condense all'interno o dietro l'isolamento termico, o peggio ancora nell'intercapedine o all'interno del muro, e quindi con conseguenti problemi vari poi di umidità che si ripercuotono nella salubrità degli ambienti e altri problemi, diciamo, di degrado che vanno poi necessariamente gestiti. L'edificio più sostenibile del mondo si trova niente meno che ad Amsterdam. Ecco a voi The Edge, il grande grattacielo pioniere dell'innovazione tecnologica a impatto zero. Non vi sembra possibile? E invece è proprio così. La struttura è caratterizzata da varie tecnologie per il risparmio energetico e consuma meno di quello che produce. Il suo asso nella manica è un fitto sistema di pannelli fotovoltaici, alcuni visibili come quelli sulla copertura, altri addirittura nascosti agli occhi degli osservatori più attenti, ma sapientemente camuffati da finestre e posti a favore di sole. E non è tutto! In questo edificio, che è sede di uffici ma senza postazioni fisse, bensì autogestite dai lavoratori tramite app, esiste anche un sistema di raccolta delle acque riutilizzate negli scarichi interni e nell'irrigazione del verde circostante. È importante lavorare in sicurezza e indossare i dispositivi giusti, non come me che non l'ho fatto invece.
È una stoffa per fare un nuovo vestito, quello che vedete. Ovviamente il vestito riguarda i nostri edifici esistenti in questo caso. Cosa c'entrano i tessuti con l'edilizia? È una domanda legittima, ma si tratta ovviamente di tessuti fatti in fibre di carbonio, quindi materiali frutto di nanotecnologie e di tecnologie molto avanzate che permettono di ottenere quindi delle tessiture fatte di fibre che a loro volta molto resistenti. Basta pensare che a trazione queste fibre sono in grado di resistere molto più degli acciai migliori che abbiamo in commercio e quindi estremamente resistenti. Bene, cosa servono in edilizia? Servono a fasciare, un po' come si fa con una caviglia, praticamente angoli o nodi dell'edificio. Basta pensare a un nodo tra un pilastro e una trave che può essere danneggiata per esempio dopo un terremoto. E quindi questi sono materiali che permettono di fasciare proprio questi nodi, ovviamente di incollarli sopra, facendo in modo che quel nodo diventi molto più robusto e quindi non si stacchino più gli elementi costruttivi uno dall'altro. Quindi è un rinforzo sismico ed è uno dei tanti interventi che si stanno facendo nell'ultimo anno con il superbonus, quando si tratta appunto di interventi di adeguamento sismico degli edifici esistenti. Lavorate in sicurezza, la sicurezza è importante per la tua salute. Bene, questo è uno dei tanti materiali che si usavano una volta in edilizia. Può sembrare strano, ovviamente, perché si tratta di arelle, cioè piccole canne da fiume che venivano legate con dei fili di ferro e si creavano queste stuoie qua. Bene, questo era il cartongesso dell'epoca, di epoche ovviamente passate, ma veniva utilizzato appunto per rivestire specialmente le superfici curve, fissandole quindi alla struttura in legno per esempio dei controsoffitti e poi intonacandole sopra con il gesso, la calce o misti di impasti appunto, e si ottenevano poi lavorando a volte anche con decorazioni superfici molto particolari o semplicemente superfici che poi vediamo in tanti palazzi storici affrescate ancora oggi, ma se andassimo a vedere proprio sotto il supporto è proprio questo delle arelle. Io vi ringrazio per averci seguiti e vi ricordo che l'Istituto Professionale Edile di Bologna è presente sui social, dove potete rimanere anche voi aggiornati su tutte le attività, i corsi e le iniziative proprio a cura di IPLE. Vi ringrazio ancora, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.